Buongiorno ragazzi, allora oggi vi spacchettiamo insieme il calendario dell'avvento. Ho preso il calendario dell'avvento da Casanova e adesso ve lo faccio vedere. L'ho pagato 4,90 euro, quindi sono curiosa di vedere che cosa c'è all'interno. Quasi sicuramente candele, perché insomma c'è scritto e poi si vede dal bicchierino, però insomma voglio vedere come sono fatte, quindi niente, ora lo spacchettiamo insieme. Fa un po' fatica ad aprirsi. Eccolo qua. E questo è il bicchierino che contiene, molto molto carino. Andiamo a vedere. Prendo uno. Carina, glitterata. La prima candelina glitterata. Va bene, mettiamola qua. Numero 2. Anche questa oro, va bene. Mi sa che farò un po' di regali di candeline. Numero 3, dove è finito? Il 3 non lo trovo. 3. Eccolo qua. Adesso li apriamo a casa i numeri, perché tanto voglio dire, sono praticamente tutte uguali. La delusione si fa sempre più viva. Vabbè, pazienza. Apriamo il 24, ma secondo voi di che colore sarà? Avranno almeno fatto il 24 diverso? No, sempre uguale. Insomma, vabbè, la luce è pessima e non so quanto si possa evincere, ma la delusione è tantissima sul mio volto. Pensavo almeno fossero diverse, invece sono uscite 24 candeline così glitterate, tutte oro. Pensavo almeno fossero glitterate diverse, ci fosse qualcuna profumata. Mi aspettavo veramente qualcosa di diverso e tipo tutto il mio entusiasmo è un po' sceso, però come avete visto, infatti l'ho iniziato a spacchettare a giorni. Dopo il quinto o sesto giorno ho capito che erano tutte uguali, non sono neanche stata a farlo giorno per giorno. Sono contenta di averlo spacchettato con voi, vi dico la verità, perché se l'avessi fatto uno per uno sarei arrivata al 24 che mi sarei comunque innervosita, nel senso è bello il calendario dell'avvento, è bello perché ogni giorno trovi qualcosa di diverso. Io ho voluto acquistare questo semplicemente per incuriosiva, devo essere sincera, pensavo ci fossero anche altre cose, perché trovandolo da Casanova non so perché. Poi quando ho visto candeline ho detto vabbè, però magari sono carine. Niente, sarà un pensiero magari da aggiungere a qualche pacchetto, le dividerò perché, cioè, nel senso sono tutte uguali, quindi non lo so, magari le regalerò anche qualcuna. Niente, dopo questa grandissima delusione, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, anche se questo è stato un pochino veloce e molto molto deludente, ma così avevo il desiderio di aprirlo e va bene. Vedremo, l'unica cosa carina secondo me è il bicchiere e una candelina da metterci all'interno, perché il bicchierino sicuramente lo riutilizzerò, è carino. Boh, non saprei, devo essere sincera, non saprei proprio, per me è bocciato. Niente ragazzi, vi mando un solito bacio e ci vediamo domani con un altro video. Ciao!